chiede il comico Alessandro Luciano. Buonasera e benvenuti nel castello di Bertinotti. Questa giornata rappresenta per Pioviana un evento eccezionale. Non solo perché abbiamo l'onore di ospitare un personaggio importante della cultura italiana, un vero intellettuale come Filippo D'Averio, che ci sta raggiungendo, ma anche perché oggi la comunità di Pioviana si riappropria, seppur per breve tempo, di uno dei suoi monumenti più importanti, il castello di Bertinotti. L'occasione ci è offerta dalla presentazione del bel libro di Francesco Arcangeli, i dipinti murali appunto a soggetto cortese nella signoria di Giulio Cesare Navarro, che il comune di Pioviana ha deciso di pubblicare con la casa editrice Carcere. Ma di questo e del relativo contesto storico ed artistico ci parleranno il professor Falaschi e il professor D'Averio. A me preme sottolineare un altro aspetto, e lo faccio in maniera molto diretta, proprio in apertura di questa sera. Oggi voi tutti, e mi riferisco sia al numeroso pubblico, sia alle autorità e ai rappresentanti delle istituzioni qui presenti, avete avuto la possibilità di visitare castello di Bertinotti e di apprezzarne il valore, la bellezza, il fascino. Il merito del recupero di questa struttura condotto fino a questo momento spetta all'attuale proprietà del manufatto, la società Beni Culturali, oggi rappresentata dalla dottoressa Silvia Sensi, che è qui con noi, che insieme a alla Regione Marche, alla provincia di Macerata e ad altri enti e proprietari dei castelli del territorio varanesco di Camerino, per l'appunto la Fondazione Masugima di Camerino, la Fondazione Cassa di Risparmio della provincia di Macerata, i comuni di Castelmondo e Sanatoglia, la famiglia Marchetti Domenico di Camerino, la Banca delle Marche, Ubi Banca Popolare di Ancona, la Banca dei Sibillini Credito Cooperativo di Casavecchia, la Cassa di Risparmio di Foligno, la Camera di Commercio di Macerata. Ha voluto sostenere la pubblicazione di questo volume, nella certezza di realizzare un'importante operazione culturale. Ma non solo culturale, come dicevo prima, infatti, sono fermamente convinto che il castello di Bertinotti sia un patrimonio di tutti ed è in questa direzione che dovrà andare il suo definitivo e complessivo recupero. Credo che questa meravigliosa struttura, collocata in una posizione strategica, non solo per il camerinese o per la provincia di Macerata, ma per l'intera Italia centrale, rappresenti un'occasione unica per costruirvi un progetto di valorizzazione e di sviluppo che necessariamente deve coinvolgere il pubblico e il privato.